Buongiorno a tutti, breve resoconto dei lavori della seconda commissione consiliare. Nell'ultima commissione abbiamo affrontato il bilancio consolidato appunto del comune di Carrara. Si tratta per il nostro comune di un adempimento nuovo, come previsto dal decreto legislativo 118-2011, tutti i comuni con più di 5.000 abitanti sono tenuti a redare questo documento, dove sostanzialmente vengono messi insieme, fusi insieme i bilanci del comune e degli enti al comune collegato all'interno di quello che si chiama appunto perimetro di consolidamento. Nel caso nostro, il bilancio comprendeva, oltre al bilancio del comune, il bilancio del progetto Carrara, di Amia, di Apuafarma, Cermek, ERP e Gaia, mentre è stata esclusa per irrilevanza dal perimetro di consolidamento la partecipazione del comune ad EAMS, l'agenzia energetica, dalla quale tra l'altro è stato votato il recesso in un recente consiglio comunale. Si tratta appunto, dicevo, di una fotografia che mette insieme tutti i bilanci, con la semplice esclusione dei rapporti di debito e credito infragruppo, perché andrebbero appunto a delinearsi, l'uno con l'altro, ed è un passaggio tecnico. Un passaggio poco politico che è stato predisposto dagli uffici e illustrato in commissione dall'assessore Martinelli e che è stato, dalla commissione votato all'unanimità.